ci ha fatto un piccolo regalino, te lo passo, due rane. Andrea, ho qui un filtro per la vecchiaia, questo toglie le rughe, però oggi comunque parleremo di un prodotto molto 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 innovativo, ma innanzitutto stai bene? Sì, sto bene, detta così, anche perché mancano ormai 2 giorni e quasi metà ottobre e di solito sto sempre male, mezzo influenza in sto periodo, speriamo di arrivare indenni a domenica. Va bene, io ti lancio un pacco, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa. Ma secondo me ce n'è più di una, no? Sì, anche perché c'era un paio di scarpe basta, un po' grande come pacco. Ho già paura di per come lo stai lanciando, vediamo, perché se me lo lanci così rotola, mi arriva in faccia, mi faccio malissimo. Ma ho seguito il corso di influencer e quindi so, non ho seguito il corso di basket, ma so come lanciare questi pacchi. Vediamo, io lo vedo di là. Bravo, bel corso, eh. Ma più che altro perché avrei spaccato la telecamera, mi costava più del pacco. Ah, mi è arrivato sulla tibia, mi è arrivato. Aspetta. GPS, qualcuno mi ha detto l'arte di arrangiarsi ormai, ma perché le chiavi non so dove le ho messe, ci siamo? Procedi. No, invece che andare avanti negli anni, perché non su Amazon un bel taglierino per gli unboxing si potrebbe prendere? Ma ce l'abbiamo, comunque te lo vado a prendere. Niente, prossima, ti diverti al prossimo unboxing te lo vado a prendere. Ti diverti a farmi aprire con il GPS. Mi raccomando, non rompere perché è un prodotto ecologico. Che cosa? Il cartone? Ce la feci, quasi. Ma di che marchio stiamo parlando? È difficile da capire. Guarda, c'è dentro qualcosa, una maglietta. Una maglietta. E un pantaloncino. Un pantaloncino. Un paio di scarpe. Un paio di scarpe. E 2 paia di scarpe. E come ti ho sempre detto, oramai tutti mettono la scatola ecologica. Comunque perché non ci seguono gli americani, ma quello che noi non inquiniamo in... Cioè loro in una persona inquinano come 50-60 di noi. Secondo te, Andrea, di che scarpa si tratta? Aspetta, perché ho sentito una specie di piastra, ma che non è in carbonio. Non è in carbonio, spero. Guarda, a questo punto andrei diretto su Mizuno perché è l'unica con le piastre. È assolutamente Mizuno, bravissimo. Un po' più morbida. Guarda un secondo, secondo me è bellissima proprio. Eccola qua la piastra, non per tutta la lunghezza della scarpa. Mizegala, sai che avrei detto che era una scarpa quasi da trail con questo battistrada qua, è super. Apri la seconda scarpa e poi mi dici, ovviamente le proverai se è stesso numero o mezzo numero in più. Wave Neo Wind, bella. Ma l'altra sarà un altro modello o lo stesso? Vediamo, quindi abbiamo deciso che Mizuno anche l'altra. Battistrada molto simile, scarpa un po' più pesante, no? Ma sai che di poco? Secondo te che scarpa è? Così sarà la Sky questa. Posso guardarla, Mizuno, guarda come cambia il tallone. Ma no, cambia anche il battistrada, che strano. Però è bello carrozzato anche lui. Tallone strano, questa sembra più una scarpa da pallavolo. Questa qua aveva il tallone bello duro, invece questa qua ha il tallone bello morbido, guarda qua. La tomaia fondamentalmente l'idea è la stessa, a calzino, un knit, molto simili, beh, i colori, guardali, è scelta di mercato nuova. Io direi che dal punto di vista estetico sono veramente 2 bellissime scarpe. Ti suggerisco una cosa. Provale un secondo, facciamo una piccola pausa e poi dopo andiamo a correre e vediamo un po' come si comportano. Hai qualche minuto per scegliere, perché comunque andiamo in valle questa volta, per scegliere quale delle due utilizzare e poi vediamo. Andrea, sono sicuramente 2 scarpe interessanti, ma la cosa secondo me fondamentale di questi 2 modelli, magari lanciamene uno, è il fatto che questa iniziativa di Mizuno è zero emission e queste scarpe sono in effetti pensate per gestire al meglio le situazioni ambientali. In effetti ci sono 4 cose che vorrei raccontarvi, ma prima lanciami la scarpa. Guarda come te la lancio io. L'azienda giapponese ha fatto in modo che, collaborando con una no profit americana, saranno piantati 2 alberi per ogni neo venduta. Direi ottima iniziativa.
Forse sono i primi che fanno un'iniziativa del genere, perché gli altri sì, si sono lanciati nell'eco-friendly, ma cambiando qualcosa nelle scarpe, invece effettivamente per il pianeta loro stanno facendo questo, quindi buono. Sono due scarpe ispirate dalla natura, in effetti 100% PET, e questa cosa sicuramente ha un grande valore aggiunto per l'ambiente, e al tempo stesso, non so se lo sai, è stata aggiunta un'intersuola Pebax, ma con olio di ricino e 100% naturale. Olio di ricino, l'importante è non berlo. Mi sembra anche un'ottima mescola, perché qualcuno già ha qualcosa di riciclato fatto. Qua mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro e mi sembra bello omogeneo. Vediamo nella corsa, però ti ripeto, mi sembra top. Non so se lo sai, ma utilizzano un infuso di alga per la famosa intersuola Energy, e di conseguenza anche da questo punto di vista sono sicuramente innovativi. No, beh, ovviamente non sapevo niente di tutto questo, me lo stai dicendo te adesso in anteprima, perché il video è come se l'avessi già visto. Ultima cosa, poi Andrea, utilizzano un processo di tintura senza utilizzo di acqua, e questa cosa rende questa scarpa veramente molto molto innovativa. Sì, quando leggevo, deve essere anche abbastanza naturale i pigmenti che mettono, perché qua c'è un'avvertenza che potrebbe scolorirsi, diciamo che lo mettono per sicurezza, però c'è scritto anche che non è niente di tossico, e quindi deve essere nature, quindi molto bene. Ringraziamo Mizuno per averci fornito queste scarpe, adesso beh, però andiamo a correre. Davvero potrebbe diventare una scarpa all around anche per correre in montagna, sai? Beh, la questione è quando andrai in montagna, comunque va bene. Va bene, ci vediamo tra qualche minuto, ciao, grazie mille. Ho fatto fatica perché ti devo riprendere, ma la testa è su pista bianca. Andiamo bene, ottimo grip come immaginavo sulla pista bianca, conta che ne avevo forse 4 al chilometro, le sentivo davvero belle incollate a terra. Andrea, uno dei migliori battistrada che ho mai visto, perché secondo me qua nei cambi di direzione, nella pista ciclabile, con la pista bianca, stiamo andando davvero benissimo. Te lo confermo, adesso c'è asfalto, sta benissimo anche sull'asfalto, bisogna solo capire un po' il consumo. Che sensazione ti ha dato questa mescola? Ormai corriamo da 3-4 km e quindi anche stiamo andando in salita, sono curioso. Io sono curioso perché fai il video mentre ci vede la gente, quello mi fa abbastanza vergognare. Comunque, allora diciamo che io ho meno mescoli, in avampiede la sento un po' più secca, molto reattiva. Devo dire che il tallone però è bello ammortizzato. Sono sicuro che ha dei ritmi sotto i 4 al chilometro e riescano a dare anche di più di quello per cui sono stati progettati. C'è una corsa lenta 4.30, 4.15, però secondo me 3.40 è diverso. Sai che sta wind qua mi ricorda molto le rider, devo dire, forse per il mio modo di correre anche un po' meglio, perché le sento sicuramente più reattive, sicuramente un pochino più morbide, devo dire che potrebbero essere le mie scarpe per anche qualche lungo maratona o qualcosa di svelto. Invece Andrea, a livello di calzata, sei convinto che sia stesso numero oppure queste ti sono un po' più strettine? Diciamo che sono giuste, mi tocca quasi in punta il dito, quello ormai più lungo, calloso, però diciamo che così non mi stanno dando grossi problemi. Andrea, devo andare in Turchia, mi consigli di portarmi queste scarpe? Secondo te le vedi come scarpe all around oppure le utilizzeresti solamente per correre velocemente? Secondo me questa, la Wind, è la scelta più adatta per te, comunque leggero, devi fare un mezzo fartlek, ci stanno da Dio. Allora Andrea, siamo arrivati 12 km, secondo me queste scarpe sono assolutamente adatte a una serie di podisti amatori, ma tu cosa ne pensi? Ultima considerazione prima poi di fare il test completo. Allora intanto vabbè, queste qua sono la rider un po' più morbida, la reattività rimane sempre al top, le tue non le ho usate tantissimo, però devo dire che le ultra sono un po' una ultima, un po' una sky, forse più verso la sky,
più morbida e anche lei è stra-reattiva. Secondo me questo Neo qua meglio del U4IPC, come che si chiamava, sicuramente la mescola del futuro di Mizuno. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e sicuramente nei prossimi giorni faremo la recensione completa di questa scarpa. Intanto è arrivata la Family Milani, è da dietro, è scappata. Ciao a tutti!